sull'economia, bisogna sedersi, mandare via tutta questa gente qua e rifare innovazione, cercare di capire dove vogliamo arrivare fra 10 anni. Non c'è nessuno che ti spieghi nulla perché non sono in grado, non è il loro compito avere una visione fra 10 anni. Loro vogliono una visione molto a breve di una cosa incompiuta. Tutte le grandi opere sono progettate in modo da essere incompiute, non sono emergenze così che causano. E cosa propone il Movimento 5 Stelle, che qui è stato anche molto votato in passato alle politiche? Qui non ci sono proposte a breve termine, ti ripeto, le proposte sono di valutare che cosa vuole diventare la Maddalena fra 20 anni, che cosa vuol diventare la Sardegna fra 20 anni, un poligono di tiro, vuol diventare dove si sperimentano le armi israeliane o le armi di tutto il mondo qua, cosa vuole diventare il popolo sardo, ma non è il sardo, è il popolo italiano, cosa dobbiamo fare? Siamo ormai una porta delle basi americane, che cosa vogliamo diventare? Allora, poniamo che in 10 anni bisogna ritrattare tutti gli accordi che abbiamo fatto, si parte da lì, se no non si può uscire in nessun tipo di previsione, se non ritrattiamo i trattati firmati da gente che aveva una visione della vita di una settimana. Guarda, veramente, qui è il nostro PIL, lo dicevo prima, questa è ricchezza, la devi guardare, loro la guardano come ricchezza, il PIL, se ci vedi 500 miliardi adesso, poi ce ne spendi 500 milioni dopo, fai 1 miliardo, solo 0,1 del PIL, va in una statistica dove aumenta dello 0,1 del PIL ed è una cosa, è la ricchezza il PIL, reputiamo il nostro paese una ricchezza e queste cose contribuiscono alla ricchezza, solo che non è ricchezza, è debito, il nostro debito aumenta di 13 miliardi al mese per queste cose qui. E intanto a Roma la fiducia del Senato, le riforme. Guarda, io non voglio parlare di queste cose, la gente deve capire, sono i cittadini che devono fare un piccolo cambiamento strutturale di pensiero. Il movimento è un pensiero, non è un partito politico, è un pensiero diverso. Ma si può pensare al voto a questo punto? Assolutamente, sì, ma io sarei... Magari, perché non vanno al voto? Hanno le maggioranze su tutto, se gli italiani decideranno che si continuerà così, decideremo. Io prenderò atto che hanno ragione gli italiani, ho avuto torto io per 6-7 anni della mia vita, ho avuto torto io, va bene? Prenderò atto, ma i cittadini italiani devono decidere se vogliono un mondo fatto di queste cose, fare, minimamente provare a un cambiamento. Senza pensare a che se hanno un piccolo investimento in botto CCT e passiamo dall'euro alla lira nazionale possa essere una catastrofe del loro piccolo patrimonio, perché tra un po' il piccolo patrimonio degli italiani non c'è più, mancano dai 20 ai 40 miliardi, entro settembre si devono trovare. Abbiamo a che fare con gente fasulla, falsa, ipocrita, ti siede un salo di trattative, hanno già determinato tutto prima, è tutto marketing. Allora, gli italiani devono prendere atto di questo, se continuano a votare queste persone io prendo atto che noi siamo così. E allora il movimento si presenterà fra 10 anni, quando gli italiani saranno pronti ad accogliere un pensiero diverso. Guarda, non ci sono stupidi o intelligenti, ci sono persone che pensano in un modo e persone che pensano in un altro. Abbiamo una disinformazione totale. E quindi noi avremo anche diritto a provare a governare questo paese, ma se queste cose, se il piano verde, il turismo, l'innovazione la lasci in mano agli stessi che hanno causato i disastri, lo capisce anche un bambino che non vai da nessuna parte. Non si va da nessuna parte con le stesse persone. Il loro piano verde è togliere assolutamente con le tasse, togliere la possibilità di nuovi lavori nelle energie rinnovabili e riproporre col piano verde, il famoso piano verde di Monti che continua con questi ipocriti, continua col petrolio e il gas. Hai capito? Noi compriamo gas in estate che costa meno, lo stocchiamo e lo rivendiamo d'inverno che costa di più. Non abbiamo bisogno di gas, non abbiamo bisogno di fare pozzi di petrolio in Sicilia davanti alla Basilicata, davanti alle coste.